Vabbè, andiamo baldanzosi poi, vabbè, al massimo riparte da... Ecco appunto. Perché ci sono i... il simbolo delle mosche. Abbiamo i bambini che ci vogliono tribali. Ma che cazzo? Cosa dobbiamo farci adesso? Mica li ammazziamo questi qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Dov'è che mi vede? Ma c'è anche là. Questa è quella della setta. No. No, se ne vento non fa. Vabbè, che ce l'ho fatto? Cecchino, c'è un cecchino. Ma... E poi voglio dire, se la velocità fosse un po' più realistica dei movimenti, col cavolo che ti prendono. Cioè, se tu fai così, però... Boh. Vediamo. Dove possiamo andare di qua? Di qua? Ma che cazzo? Oh, come fischi bene, stronzo. Sì, ma è pieno anche qua, ma che cazzo. Manco chiedo chi siamo. Se vogliono ti fanno fare le parti in cui fuggi, ma devono decidere loro che tu devi fare le parti in cui fuggi, non puoi farlo tu, più o meno. Ah, mi viene in mente Dishonored 2. C'è un pezzo che c'ha tutte le balconate. Vabbè, qua... Non so... Per forza dovevamo fuggire, diciamo. Il nome è sconosciuto, questo essere umanoide di origine ignota, la pelle di alabastro, gli occhi gialli, la capacità di assumere l'aspetto di chiunque in base alle esigenze. Ne abbiamo già visti dopo il Ganger in Baldur's Gate 3, dove siamo arrivati adesso. Ha un solo problema, deve stabilire un contatto fisico con la persona in cui intende mutarsi. La somiglianza finale è quasi perfetta, ma un'accurata analisi rivela tracce di un bagliore giallo nelle iridi. Se vedi un amico che indossa occhiali da sole quando non dovrebbe, ti conviene stare in guardia. Però sono neutrali questi. Vabbè. Ma anche sta cosa delle cartine, per esempio. C'è... Abbiamo preso un sacco, ma non è che dici ce n'è uno, cioè c'è scritto, non so, una di 40, no? Cioè, una quantità, no? Camminami, Kandinsky, più o meno. Ok, la stanza 201, non l'abbiamo già vista da qualche parte, Federico. Non è Nalaway 2, 201 era un'altra importante.
Niente, questi stronzi qua, dopo scontato che ce li ribecchiamo. Il problema è che il gioco non sa che noi abbiamo finito tutto. Vabbè. Oh, lo becchi? Niente. Questi sono sempre loro? Stiamo in alto sui tetti, invece non ce lo fa fare. Immagino che qua sia chiuso. No. Ok. E più o meno finisce qua. Allora. Se qualcuno dovesse trovare questo messaggio, mia moglie Paige mi sta aspettando. Terribile. Mia moglie Paige mi sta aspettando nel vecchio centro congressi tra la Pike e Convention di fronte alla birreria. Vi prego, portatele queste medicine. È incinta e rischia di non farcela. Speravo di tornare da lei, ma ho perso troppo sangue. Stavo correndo nei boschi quando ho sentito dei fischi e mi sono ritrovato una freccia nel fianco. Provate a nascondermi qui, credo di essere al sicuro. Non può andare molto peggio, no? Comincio ad aver freddo. Ho rubato queste medicine all'ospedale, ma non ho pensato di prendere anche qualche sacca di sangue. Come te la iniettavi la sacca di sangue? Cosa la bevevi? Non è divertente, lo so, ve lo dirà anche lei. Non ho mai avuto un gran senso di umorismo. Se trovate Paige, ditele che sono morto senza soffrire, che spero in un futuro migliore per lei e che la amo con tutto il cuore. E se è un maschio, non deve dargli il mio nome, preferisco quello che abbiamo scelto insieme, Simon Vickers. Scusa, ormai non ti servono più. Scusa, un cazzo, mi servono a me, si arrangi, un cadavere. A che punto siamo qua? È rimasta una. Tutto chiuso. C'era altro qua. No. Non siamo messi niente. Macchina che ha su qualcosa. Wow. Ok.
Centro di riabilitazione ospedale. Forse ci passo. Sì, ma quei fischi lì. Ti prego, non farlo! Maledizione. Isaac, avevi in mente qualcosa? Ora ti spiego. Solo. Sanni dal peccato. Io non volevo. Liberali. Porca troia. No, no, il mio amore. No, ora è libero. Ora è libero. Cerchiamo gli smarriti. Gli smarriti. Saputo di Lily. Sì, una vergogna. Ma non mi stupisce. Sua sorella, però. Ero sconvolto. Quella povera madre. Doveva capire che qualcosa non andava. Ma perché cazzo vieni qua? Ma che. Cioè, ma. Sta cadendo! Script DM. Dove dobbiamo andare di qua, boh. Ah va, un bagno. Cazzo. Beccata. Ma poi tutti sempre assassini, sono tutti assassini, questa cosa qua non. Mi lascio sempre un po' perplesso, cioè fanno sempre un ritratto dell'umanità proprio come se tutti diventano dei selvaggi, ammazzano a vista, non sanno chi cazzo sei, ammazzano a vista, boh. Mi lascio un po' perplesso questa. Cioè vado di là, vengono di là, vado di qua, vengono di qua. Andare qua. C'è solo lui stavolta. No, sta arrivando anche l'altro stronzo. C'è qualcosa magari, quel cadavere lì. Vabbè. Non è in una bella posizione. Fatto che non so dove devo. Ah, un altro cadavere. Lì. Solo lui o. No, non sta arrivando solo lui. Ehi, vedi qualcosa? Non era niente.
Forte al lupo! Corre! Corre. Oh, aspetta che ti aspetto. Bravo, vai giù. Questo l'ha già visto. Fare adesso qua. Vabbè, comunque sicuramente il gioco è meglio del primo per conto mio. Cioè più sofisticato, più poi vabbè, a parte le cose di scripting che appunto non mi fanno assolutamente impazzire. Niente, comunque immagino che devo andare di là. Dunque vediamo se si vede. Ma non dovremmo essere già pronto. Indietro, 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 indietro. Ma come fa? Sei solo te? Stai giù. Ma porca miseria, ma che posso di M. Non deve scappare. Cioè che poi non so dove si doveva andare, non è che... Posto di M. Cosa? Smarrita! Ma quel coltello qui fa qualcosa o... vabbè. Ma che ci devo fare?
sa esattamente dove mi piazza, perché poi era sotto, viene su, sa dove sono. Che stronzate. C'è questa posta in inferno. Questo è un altro versale o... No, è sotto. Cavolo, quanti sono?
Posso fidarmi ad andare adesso? Sento ancora qualcuno. Ma c'è possibile che qua non ho fatto un esercito, sta arrivando su ancora un altro. Qua mi sembra un po' troppo in qua. Proviamo. Magicamente salgono, no? Come se... Guarda, questo viene qua. E chiaramente... C'è una I che dirige... Cosa? Cosa? Chi? Ma che... Vabbè, prendiamolo lo stesso. Fan bagno. C'è una musica di Quake questa. Ma basta, cazzo. Quando mi hai visto? Ma chi mi sta vedendo qua? Ma dov'è? Anch'io voglio andarmene. Sono un po' rotto le palle.
sta soffrendo questa qua, che succede? Figurati se non sono in due, figurati se non viene qua. Tre. Ma che stronzo, cazzo. Guarda che stronzo. Proviamo. Cioè, vuole fare. Che fischi! Sanno dove siamo. Dov'è andata? Staniamola. Vieni. Basta? Per ora? E anche questa? Ah, fanculo questa città. Allora dov'è questo dannato ospedale? Ah, no, questi, Posso costruire una freccia. Allora. Vediamo che cosa c'è. Mi dà la vita, ma cioè a me sono le risorse più che la vita. La transizione è lì.
sembra. Poi un po' di tregua anche magari, per esempio. Ecco appunto. Questo che cazzo, eh? C'è pure il boss adesso. Di merda! Ma queste sono fuori di testa, ma come cazzo? Cioè, ma... Boh. Cioè, dopo tutto questo casino ce n'è ancora. Non deve Cosa abbiamo? Scappare. Non abbiamo niente. Dolorita schifosa. Ma che sono questi psicopatici? Ma quanti siete? Scappare. Ma che... Basta. Ma che cazzo. Ok. L'ospedale. Boh, questo è tutto? Penso.